Bene ragazzi, vi ho presentati i colori caldi ed i colori freddi. I colori caldi sono i colori dell'estate, sono il colore dell'energia, il colore del calore, mentre i colori freddi si associano all'inverno, alla stagione invernale, sono colori spenti ed infatti danno quel senso di distanza anche. Se i colori caldi tendono ad espandersi come i raggi del sole, i colori freddi invece restringono, hanno quel senso di chiusura. Adesso proviamo a realizzare un paesaggio utilizzando sia i colori caldi che i colori freddi. Prendiamo il nostro pennello e cominciamo a disegnare. Allora, ci rendiamo conto, vediamo un po' lo spessore. Allora, del nostro colore e iniziamo con un altro livello. Benissimo, adesso prendiamo il nostro pennello e cominciamo a disegnare. Allora, osservate, per costruire un paesaggio è necessario prima di tutto partire dai piani. I piani non fanno altro che scandire i livelli sui quali verranno posizionati i nostri oggetti. Primo piano, secondo piano, ultimo piano. Un paesaggio che si rispetti ha anche le sue brave montagne e le montagne non seguono un andamento regolare, ma sono irregolari. Un altro elemento che non può mancare in un paesaggio è l'albero. A questo punto andiamo a cancellare ciò che non ci interessa e costruiamo un albero. Non fate tronchi diritti, anche perché i tronchi hanno i loro nodi e le ramificazioni sono sempre a due a due. Allora ci sono tronchi principali e tronchi secondari. Quelli secondari sono sempre i più piccoli e servono chiaramente a sorreggere la chioma, perché il peso si concentra maggiormente verso il basso. Allora, il fogliame. Il fogliame non è composto, non lo descriviamo come singole foglie staccate, ma cerchiamo in un'unica forma di agglomerare le foglie e quindi, giusto per dare un'idea della folta chioma, andiamo ad irrobustire e ad arricchire questa chioma che poi andremo dopo a colorare, seguendo però lo schema dei colori caldi e dei colori freddi. Bene, ogni albero che si rispetti, già che poggia a terra, ha il suo bravo terriccio. Allora, in lontananza vorrei fare, perché no, una casetta, magari una piccola masseria. Mi raccomando, non concentratevi troppo sui particolari, perché a quel punto rischieremmo di avvicinare troppo una casa in lontananza. Bene, qui ci crea un'altra linea e facciamo che sia uno specchio d'acqua, perché no? E quindi qui si rifletteranno parzialmente anche le montagne. Ogni piano, casomai, può essere distinto o caratterizzato da una siepe, perché la siepe è come se dà l'idea che la natura comunque ha un suo seguito ed è giusto che ci sia. Bene, in primo piano vorrei fare una panchina. Su questa panchina è seduto un omino, un uomo che sta a guardare. Magari potremmo essere anche noi. Sarebbe bello poter osservare il panorama a distanza, soprattutto se si tratta di un bellissimo paesaggio. Vado a cancellare ciò che non mi interessa e ciò che funge da ostacolo, quindi anche la siepe ed alcuni elementi in più, e vado a realizzare il mio omino, la persona seduta che sta a guardare questo bellissimo paesaggio con il suo braccio poggiato. E lei che se ne sta tranquilla a contemplare il nostro paesaggio. Chiaramente è qui che potete divertirvi con i particolari e casomai potreste farlo mentre legge un libro, perché no? Con il suo bel cappello in testa per proteggersi dal sole, o perché no, anche dalla pioggia, dipende dal tipo di paesaggio che volete realizzare. E poi, casomai, cercate di arricchire con delle nuvolette, non fate paesaggi scarni. E ricordate che laddove c'è una montagna, c'è anche una linea a zigzag, perché le montagne sono frastagliate, per non dare proprio il senso di montagna informe.
Poi possiamo fare anche degli alberi in lontananza, ricordandoci che devono avere sempre delle proporzioni credibili per dare l'idea appunto della distanza. E direi che basta così. A questo punto, realizzato il nostro paesaggio, con una linea sottile, quasi impercettibile, guardate, io utilizzo il grigio, che non si vede tanto, vado a dividere il mio paesaggio esattamente in due metà. Perché? Perché in una parte avrai i colori caldi, mentre nell'altra parte avrai i colori freddi. Visto che sto lavorando in maniera virtuale, vado ad inserire un nuovo livello, che è quello che è sotto il disegno, e con questo comincerò con l'esempio. Vado a scegliere il colore arancio, quindi un arancio simile. E anche se il prato non è esattamente arancione, io mi divertirò comunque con i colori. Quindi vado ad ingrandire il mio colore, il mio pennarello, e vado a colorare, forse ancora di più. Vado a colorare il primo piano con il colore arancione. Benissimo. Posso anche cambiare colore, ragazzi. Quindi vediamo un po'. Vado a prendere, casomai. Vedo un po' tra la gamma, attenzione, non posso andare sulla gamma di quei colori lì. Vado a prendere un giallo-arancio, un po' più caldo, ed il tronco, perché no, lo voglio fare di color rosso. Non posso, non voglio non mettere altri colori, ragazzi. Ecco, prendiamo le nostre palette, i nostri campioni. Potrei anche fare un tronco utilizzando più colori. Posso anche metterci l'arancio, posso divertirmi. Ecco, poi tra la gamma c'è anche il giallo. Voglio fare una bella siepe gialla. Ci sta. Uno e due. È vero, i laghetti non sono gialli, ma immaginiamo un laghetto al tramonto. L'importante è dare delle striature orizzontali, perché quando si realizzano degli elementi è necessario sempre seguire l'andamento che questi hanno. I laghetti sono orizzontali. Poi abbiamo l'altra sponda e ritornerei nuovamente con un bel giallo. Quindi nella scelta dei colori, ragazzi, regolatevi, perché se un colore troppo simile non può, ad un altro colore che lo precede, non possono essere accostati. Quindi cercate di scegliere due colori diversi nell'affiancarli. Potrei anche metterci qualche linea rossa. Potrei anche scegliere di fare anche qui delle striature. Posso striare, posso dare movimento con altri tocchi di colore, alla siepe ad esempio. E poi arriviamo alle montagne. Le montagne, per le montagne in lontananza, perché no? Potrei anche adoperare un rosa. Lo abbozzo e lo faccio in maniera frettolosa. Lo stesso rosa potrei adoperarlo parzialmente per la chioma, dopodiché passare al giallo. Con le chiome, ragazzi, posso divertirmi quanto voglio. Poi posso mescolare il giallo, affiancare il giallo con l'arancio, ritornare all'arancio nella zona sottostante e riprendere il giallo. Considerando anche il mio rosa. E poi faccio finta che sia un bel tramonto e quindi rimpicciolisco un po' il mio cursore, parto dall'arancio, tiro su un arancio più chiaro. Ecco, a questo punto vi consiglio di lavorare seguendo le linee. Guardate, strato su strato, sembrano quasi delle strisce di colore. E poi arrivo al giallo. Certo,
Cercate di alternare, un po' come quando realizzate l'arcobaleno. Bene, questa è la zona estiva. Qui siamo in piena estate, ragazzi. Adesso, come per magia, il nostro paesaggio si trasforma in paesaggio autunnale, invernale. A questo punto cambio i colori. Prendo un verde piuttosto freddo, che ha in sé una componente di blu. Tutti i colori che hanno una componente di blu, ragazzi, sono colori freddi. Dopodiché salgo, scelgo un celeste. Ecco qui. Bene, il nostro personaggio, lo faccio di un verde piuttosto chiaro. Anche qui posso scegliere altre tinte, ad esempio decidere di utilizzare anche il blu e perché no il viola. Bene, la panchina. La panchina vorrei farla di questo colore. È un azzurrino. Ritorno con il colore scuro, realizzando ciò che c'è dietro la panchina e quindi il vestito del mio uomo. E poi vado a realizzare anche col color blu la sua testa, facendo finta sia in penombra, e il libro lo lascio di questo colore. Arriviamo alla siepe. La siepe scegliamo un color violetto. Guardate, anche i toni piuttosto dimessi danno quel senso di tristezza. Dimesso significa triste, fermo, chinato, chiuso. Facciamo la nostra acqua, l'acqua, ed è qui che alterniamo, come abbiamo già fatto precedentemente con l'acqua, seguendo i colori chiari, altri colori, seguendo questa linea, la striatura. Possiamo usare anche la gamma dei grigi, ragazzi, perché i grigi sono comunque colori spenti. Posso alternare con qualche linea di celeste, in questo modo, prendere anche, perché no, un po' di verde e associarlo così. Adesso tocca al prato in fondo. Utilizzerò anche qui un verde piuttosto chiaro, piuttosto spento. Mentre alle mie montagne dedicherò il colore violetto, tra violetto e grigio. Guardate ragazzi, esistono tantissime intensità di colori. Proviamo con questo intanto. Ne scegliamo un altro. Prendiamo anche questo. Dopodiché anche il grigio. E poi anche questo. Ecco, forse, vediamo un pochettino più che questo, un viola un po' più forte. Allora, sceglierò di fare un cielo che sembrerà più un notturno. Anche qui alternando dei colori che non sono proprio blu, ma sempre freddi, e quindi salendo con la mia scala cromatica. Un po' più chiari, ma sempre freddi. Lo so, le nuvolette non sono verdi, casomai scegliamo un colore tipo questo per la nuvoletta e scegliamo invece un verde un po' spento per la chioma del nostro albero. E la casetta, chiaramente. Uno, scegliamo un colore bello vivace da questa parte solare. Bene ragazzi, uno stesso paesaggio, con i colori freddi dell'inverno e i colori caldi dell'estate. Provate anche voi adesso.